Allora, eravamo quattro amiche al bar e parlavamo di cambiare il mondo. Volete cambiare il mondo a Gallarate? Gallarate, sì. Assolutamente. Sì, tendiamo a valorizzare i nostri rioni perché pensiamo che non sono sufficientemente considerati e noi quattro amiche, ognuna per ciascuna riunione, abbiamo deciso di candidarci. Dai, presentatevi, nome e cognome. Io sono Cuoce Luisa, nata e cresciuta a Gallarate, ho 39 anni e intendo valorizzare i rioni perché non sono sufficientemente considerati dalle varie amministrazioni, secondo me, e vorrei divenire la portavoce della gente comune affinché questa città possa rinascere. Passo la parola alle mie colleghe. Carmela Ignazzi, nata a Gallarate e cresciuta, sempre gallaratese doc, per amor di Dio, sono fiera, vorrei far risplendere Gallarate come tanti anni fa, che ormai Gallarate è degradata in tutti i sensi, mi dispiace, però voglio farla risplendere. Passa parola a Valentina. Io sono Valentina Pignatelli, ho 31 anni, abito in centro praticamente da quando sono nata, vivo il centro in maniera quotidiana con i miei figli, per le scuole e per quanto riguarda anche i negozianti, i residenti, fanno molto affidamento su di me perché sono giovane, perché ho tanta voglia di fare e tanta voglia di far risplendere Gallarate, vederla viva come una volta, vedere la piazza risplendere e piena di gente che entra nei negozi, che acquista, che gira con tutta tranquillità e in tutta sicurezza, e le famiglie girare finalmente coi passeggini come si faceva una volta senza aver paura di passare in mezzo a una rissa. Sono Baila Giorgio, 32 anni, sono una cagliellese doc, quindi da sempre vivo, ho fatto a Cagliello, ho fatto le scuole fino alle scuole medie, e il mio intento è quello di valorizzare il mio rione perché è spesso messo un po' ai margini rispetto al resto della città, anche un po' per la sua posizione proprio territoriale. E poi intendo essere la portavoce dei miei concittadini perché è giusto poter portare le problematiche al consiglio comunale e cercare di risolverle, ho la grinta e la tenacia per fare questo. Nella canzone eravamo quattro amici al bar, poi tre, poi due, poi uno. Voi farete così anche voi oppure? No, sempre unite. Il nostro unione fa la forza. Dagli tutta l'Italia.